Di tanto in tanto l'utilizzo di internet fa da ponte tra ciò che amiamo e ciò che potremmo amare in modo incondizionato. 3 anni fa, alla ricerca di un modo per non riempire la memoria del telefono, scaricando una traccia musicale dopo l'altra per non rischiare di ascoltare la musica su YouTube, che sarebbe stata interrotta da pubblicità continue, anche nel bel mezzo dell'ascolto di una traccia, piuttosto che al suo inizio o alla sua fine, mi imbattei in Spotify. Certo, anche quell'applicazione ne aveva come di pubblicità, ma perlomeno mi lasciava, al tempo, usufruire di 3 mesi di pace senza alcuna interruzione. Così, con vari feedback, cercai di spiegare che generi di musica mi piacesse e ricordo che dopo una sessione di ascolto di vari artisti dell'etichetta di Cryo Chamber, Spotify centrò in pieno l'album del quale non sapevo di aver bisogno, ma che segretamente, in modo totalmente inespresso, anche le mie viscere bramavano. Si trattava di Burning Flash degli Inade. Chi sono loro? Ve lo spiegherò tra poco, ma prima ci tengo ad esprimere un altro concetto, ovvero che mi sono appassionata ad Inade senza sapere assolutamente nulla di chi vi fosse dietro la composizione di questa musica, dei loro volti o della loro casa discografica. Difatti, la maggior parte delle informazioni le sto recuperando ed assimilando per la prima volta mentre sto completando la stesura di questo video. Ciò che ho sempre saputo fino a qualche momento fa, da ormai 3 anni a questa parte, è che la loro musica mi parla e si fa ascoltare ad un livello viscerale. Difatti, solitamente ciò che faccio mentre mi preparo all'ascolto di un loro album concerne il cercare di sgomberare la mia mente, da ogni singolo pensiero, fino a raggiungere una sorta di stato meditativo, pronta ad immergermi in un universo mitico, dai tratti occulti ed ancestrali da loro descritto. Inade, dunque, è il nome dato ad un duo di origini tedesche composto da Knut Enderlein e René Lehmann. Essi hanno iniziato a comporre musica dai primi anni 90 e sono inoltre fondatori di una casa discografica da loro denominata Loki Foundation. Vi lascio il link in descrizione se siete curiosi in merito alle loro pubblicazioni e quindi in merito agli artisti con i quali lavorano. Mi vuole dire che anche facendo qualche breve ricerca su Bandcamp o sul loro sito ufficiale della casa di produzione, poc'anzi descritta, non si trovano molte informazioni in merito a questo duo e credo che ciò sia un bene. In un mondo come un nostro, dove tutte le informazioni principali di una persona sono reperibili, l'ignoto e il mistero sono più eloquenti di tre righe di biografie e di stralci di vita catturati dalle fotocamere dei cellulari. Vorrei ora concentrarmi sulle impressioni in generale che ho sentito in un primo approccio con questo gruppo e in genere per poi addentrarmi più nello specifico sulle composizioni che mi hanno trasmesso emozioni e soprattutto sensazioni molto forti. Difatti, quando ascolto Inade, il coinvolgimento delle atmosfere proposte è tale da far vacillare la mia concezione di spazio-tempo che invece mi impongono tramite un fine sortileggio di vivere attraverso lo spazio e le atmosfere create con maestria e riesco a liberarmi, mio malgrado, da questa sorta di lucido viaggio onirico solo quando l'ultima nota smette di riecheggiarmi attraverso i timpani o nel basso eco di una stanza. C'è, d'altronde, qualcosa nel modo in cui sono composte diverse tracce in vari album che mi riporta alla mente il sound design adottato da Akira Yamaoka quando ho composto musica per il franchise di Silent Hill. Sarà per le stesse sensazioni di disagio che provo nel sentire alcune di queste tracce o la struttura complessa di cui esse sono composte a farmene rimembrare, ma so per certo che adoro queste sensazioni. Continuando col discorso iniziato in merito all'immersività, quando presto ascolto Adinade, ho l'impressione di vivere gli ambienti descritti. Sulla via del buio o della luce eterna, nello spazio profondo, nel bel mezzo di una cerimonia o di una danza tribale, assieme a voci di preti, negromanti ed ai cori spettrali che, di consuetudine, si manifestano. Vi sono in particolare alcune tracce che vanno a delineare trame dal sapore orrorifico, come, ad esempio, una delle mie favorite dal nome Genius Loci Parte 2. In essa si può chiaramente udire o sentire che vi è in atto qualcosa di orribile, come una sorta di sacrificio o altri rituali oscuri. Ma la vera forza che sta in questo duo è il fatto che in questa traccia, così come in tutte le altre, crea un contesto, ma lascia che i dettagli e le varie trame si vadano a creare e ad intrecciarsi nella mente dell'ascoltatore, attivando in questo modo la sua fantasia e l'amore per il mistero e per l'ignoto.
Insomma, è come ascoltare una trama a capitoli, traccia dopo traccia, dove tu sei l'osservatore e i contesti musicati diventano una nuova realtà. La traccia che prima ho nominato viene dalla mia opera preferita di Inade, ossia Burning Flesh. Sarà che sono amante del dark ambient come genere o del mistero e dell'horror, ma le 14 tracce nell'album per me rappresentano un'ottima soluzione per una fuga dalla realtà, ed ogni singola nota prodotta in questo album entra direttamente nelle mie viscere. Probabilmente sarà capitato anche a voi di aver ascoltato almeno una volta nella vita un album in particolare che non smettereste mai di riascoltare, per i più svariati motivi, e sarei felice se vi andrebbe di aprirvi merito nella sezione dei commenti. Oltre a Burning Flash, altre due menzioni d'onore vanno sicuramente fatte agli album The Saturnine Broadcasting e ad almeno recente, The Incarnation of the Solar Architects, di cui consiglio la lettura della bellissima recensione fatta da On the Rock. Il genere Dark Ambient è molto vasto e se siete stati incuriositi da questa mia sorta di elegia di Nade, vi consiglio il canale di Cryochamber dove potrete trovare vari artisti che si applicano in sottogeneri diversi e da lì capire poi cosa tendete di più ad avvicinarvi alla vostra immaginazione. Detto ciò, vi porgo i miei saluti, ricordandovi che la musica, a detta mia, resta uno dei migliori metodi per comunicare con gli altri, ma soprattutto con se stessi. Non esiste, difatti, musica giusta o sbagliata, ma solo musica che parla di più o di meno a noi. Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Se avete piacere, lasciatemi un feedback sotto il video, grazie.